Ecco qua, adesso si vede la scheda, partiamo con il video. Guardate, pre-snap, questo è il secondo, no, mi serve il terzo down, eccolo qua. Guardate, questo difensore qui, questo qui, che cosa fa? E naturalmente cerchiamo di capire come si muoverà questo difensore qui. Si allarga, si allarga. Adesso togliamo. Si allarga e dovremmo tornare al. Dovrebbe ripartire il video. No. Eccolo. Vedete, si allarga per coprire l'out e lascia tutto lo spazio centrale ed è proprio lì che vado a colpire contro una cover 4. Questo è fondamentale, la lettura dei giochi su come vengono fatti. Altro momento fondamentale della partita. Secondo e 11, 7-0. Lui sta giocando in pressione, guardate. Questo cornerback gioca in press su Hopkins. Questo gioca vicino a Hard. Qui QT ha tutta la zona profonda libera e non c'è nessuna safety a coprire questa zona di campo. Quindi capite come si potrebbe sviluppare il gioco. Vediamo che cosa succede. Questo giocatore va a coprire profondo e io ne approfitto andando a colpire con il running back. Perché quel giocatore manualmente va a coprire quella zona profonda che io vi ho segnalato, scoprendo completamente il centro del campo. Riguardiamo. Guardate. Vedete? Sposta manualmente questo giocatore qui, che viene spostato. Qui rimane una zona di campo libera che lui andrà a coprire manualmente con questo giocatore qui, lasciando però di fatto scoperta questa zona. E io lo vedo prima, cioè capisco prima quello che sta per succedere e infatti guardate. Rotazione del giocatore. Questo uomo qui scatta indietro per andare a coprire. Libero e si passa. E anche questa è un'azione fondamentale all'interno di una partita come il Super Bowl, perché permette di entrare dentro la sua red zone. Sono questi, diciamo, i down che fanno vincere le partite a volte.